la rossa è bella. Questa, questa. Nell'abitacolo del suo Fido 112, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ti vedo felice, contento, la tua prima gara. Sì, la mia prima gara, ringrazio a Dio, è andato tutto bene, e abbiamo fatto il secondo posto e niente, era nato, è tutto da tutto da sviluppare. Ringrazio sempre a Dio, guarda, ti giuro, sono proprio contento, ringrazio mio fratello, la mia famiglia. E niente, speriamo bene la prossima. Bene. Ascolta, per chi non è mai salito in macchina e vorrebbe salire come hai fatto tu oggi per la prima volta, semaforo verde, quando hai lasciato la frizione, quali sono stati i tuoi pensieri? Se ne hai avuti, perché qualcuno dice è sparito tutto quando è scattato, sì, il semaforo. Vero, Renato, al momento del start, guarda, sparisce tutto, ti viene solo da accelerare, certo, da pensare. Che Dio me la mandi buona, però consiglierò a tutti di provarci, è una bella avventura. È qualcosa di irripetibile, sono emozioni che non si possono descrivere. No, assolutamente, assolutamente. Bene. Grazie Filippo. Grazie a te. Renato. Ciao. Ciao. Ecco. Allora, siamo qua dopo l'intervista a Filippo con il fratello, l'artefice
del progetto del 112 S2 che ha, tra virgolette, trasmesso la malattia al fratello. È vero che è stato lui? Verissimo, verissimo. Bene, allora, sei contento di questa tua seconda macchina, anzi terza, se ricordo bene, terza macchina, quella costruita per il fratello ancora di più. Questa li chiamiamo che il gioiello di casa. Il gioiello di casa, il secondo gioiello, secondo, il primo gioiello è sempre la 500. Bene, che sensazione ha, ti ha dato condividere con tuo fratello la stessa passione? Esperto in senso non ha mai corso, con prima volta diciamo che ha dato delle soddisfazioni, dai. Bene, allora io vi ringrazio a tutte e due, vi invito a proseguire questa vostra passione con obiettivi sempre più alti. Ciao. Okay, ciao, ciao. Secondo classificato all'esordio sul 112 dei piloti per passione, Filippo Moro. Vai Filippo! La foto? Filippo, allora, ancora emozionato per la tua prima coppa, ma questa già sarà una coppa che andrà dall'altra parte, perché ne vinci un'altra come pilota esordiente. Quindi Filippo Moro vince la coppa come pilota esordiente. Guardate, aspetta con l'altra coppa, facciamo. Allora, la prima l'hai vinta, la seconda te la sei meritata, le altre le dovrai sudare, anche perché in casa è un certo Totò Lipari che vince il gruppo S2. Forza Totò! Fermatevi qua, che anche per Totò Lipari qua vorrei un grande applauso, gli consegniamo la coppa di classe. Il gruppo vince il gruppo RS. Guardate! Gruppo S, non ce la faccio più, se non ci foste voi. Non ero preparato per questa premiazione.